Cari amici, ho appena messo piede a Barcellona. Siamo nell'aeroporto di Barcellona. Seguiteci. Alloggiamo al Gallery Hotel, in pieno centro, a pochi passi dalla Pedrera. Qui abbiamo tutti i comfort. Anche il servizio ADSL. La Spagna, da quando è uscita dalla dittatura militare del generale Franco, che ha letteralmente sconvolto ed annichilito questa nazione dal 1936 al 1975, anno della sua morte, ha fatto passi da gigante, grazie soprattutto al processo di democratizzazione avviato da Juan Carlos I di Borbone, che è succeduto a Franco. Da allora molte cose sono cambiate. Barcellona, con i suoi edifici carichi di simbolismo, ideati dall'architetto Gaudí, è l'emblema di questa crescita contemporanea che la rende poliedrica e multiculturale. Qui si parlano due lingue, il catalano, ma guai a chiamarlo dialetto, e lo spagnolo, lingua nazionale, o meglio, il castigliano. Qui i costumi e gli usi spagnoli sono meno sentiti che a Madrid. La Catalogna, infatti, è una delle 17 comunità autonome della Spagna, la quale è una monarchia costituzionale di tipo federale. Simbolo di Barcellona, come accennato, è l'architetto catalano Antonio Gaudí, che grazie ai suoi edifici imponenti ha lasciato un segno tangibile in città. Spiccano su tutti la Sagrada Famiglia, la Pedrera o Casa Milà, Casa Bayó. La Sagrada Famiglia è il monumento più conosciuto e visitato di Barcellona, fonte di meraviglia per molti, detestato da altri. Gaudí ad essa consacrò parecchi anni della sua vita, dal 1883 al 1926, anno della sua morte. L'edificio, che per certi versi ricorda i luoghi di culto del Medioevo, si erge imponente nella città. Carico di simbolismi, è un vero e proprio tempio consacrato da Benedetto XVI, anche se è l'unica chiesa in Europa e forse una delle poche al mondo ancora in costruzione. È stato così esaudito il sogno di Gaudí, cioè far partecipare anche le generazioni future alla costruzione del tempio. Ognuno, secondo Gaudí, doveva mettere la propria pietra. E così è stato. La cosa che più mi ha colpito della Sagrada Famiglia è la facciata della Natività, dove spiccano fiori, piante di ogni specie. La natura nell'urbanistica della città. Questo dunque è il senso dell'architettura di Gaudí, come si evince anche nelle abitazioni private progettate dall'architetto, come la Pedrera e Casa Bayó. Bye.
questo amore per la natura diventa ancor più palese nel Parco Güell. Poi in giro per le strade di Barcellona, arrivando alla zona gotica della città. E non manca la passeggiata sulla Rambla. E girovagando ancora per le strade di Barcellona, sino al Camp Nou, e poi ancora per la città, sino a quando la stanchezza non ci sfinisce.